gasatissimo. Wow, guarda come scanna Giambino. Ebbene sì ragazzi, siamo qua dei ragazzi di Upendo Vibes. Grandi. Esatto, che ci portano in mezzo ai boschi nella loro terra di La Spezia. Non sappiamo minimamente dove ci stanno portando, ma ci fidiamo. Sappiamo già solo che abbiamo tanta fame, esatto. E c'è tanta roba da mangiare sia lì dentro che qua. Perfetto. Guardalo qua, bello arrogante. Pa, grande Giambino. È fighissimo. È super bello, veramente. È tenero. È tenerissimo. Comunque raga, siamo passati da 18 gradi a 12, ma soprattutto da un cielo stellato di ieri sera pazzesco alla nebbia qua. Mamma mia. Vado. Finalmente li conoscendo di persona. Sì, veramente. Da un anno che ci sentiamo, che ci scriviamo praticamente ogni giorno. Cioè, usiamo ci parliamo come se fossimo amici da una vita e ci sembra di conoscerci da anni, ma in realtà non ci siamo mai visti, questa esatto. È la prima volta. Ale barra ignorante grande, l'hai visto? Sì. Comunque grande. Che bella occasione per vedersi con Ivan, sì. In mezzo ai boschi. Il top sarebbe fare un focarello, ma col limite. Col limite. Ci vediamo su. Dimmi quando siete pronti. Vai, siamo pronti. Puoi mimare. Non puoi fare. Frankenstein! Bigfoot! Distrutto Big. Non potevi neanche, tra l'altro, fare i versi. Però pugno ovunque. Non avresti potuto. Che su poi è figo, c'è tutta la litoranea. Dopo Manarola? No, sì, devo prendere. Giambino verso Manarola. Non siamo mai stati nel Manarola, eh? Io sono mai stato. Viene voglia di abbracciarlo, Giambino. Wow. Thank you.
incrocio. Camelli! Ciao, a presto! Bello, bellissimo. Tutto molto bello. Tutto molto bello. Tutto molto bello. E adesso ci puppiamo queste 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore di viaggio. Per tornare a casa. Per tornare a casa e preparare la sorpresa per i nostri genitori che sono ancora ignari di tutto, anzi, esatto. Stamattina mia mamma mi ha scritto: ciao Chicca, che bello, domani anche voi siete in zona gialla. Ebbene sì ragazzi, siamo in centro Genova, code, e non siamo abituati a tutto questo. Passiamo dalle mucche alle caprette, al verde sconfinato, alla città. Mancano 2 orette per arrivare a Cuneo. Abbiamo fatto il passo del Bracco, molto molto bello, tutto curve, e poi siamo usciti a Sestri Levante, cioè scusate, da Sestri Levante abbiamo preso l'autostrada, siamo usciti a Genova Est, adesso siamo in centro Genova, facciamo un pezzo di in centro fino ad arrivare a Cuneo. Pranzetto nel bel mezzo dell'autogrill, un'insalata al volo. Vabbè, ci sta anche questo, dai. Beh, meglio questo che il camogli. Ah, beh. Anche se è buono il camogli, però ci salutare questo. E niente, ragazzi, dai 18 gradi della Sardegna la nebbia di Cuneo è un attimo. È un proprio. Attimo. È un pazzesco. Attimo. Che tempo di merda. Nebbia, brutto, freddo. Quanti gradi ci sono? 5. Sempre meno. 5. Ma porca miseria. Dalle maniche corte al giubbotto invernale. Ma porca miseria, il mio giubbotto sta di maialetto sardo. Io non posso andare in società con il maialetto sardo che è un giubbotto. Porca miseria, non sono pronta. Torniamo. Torniamo in Sardegna. Torniamo. Prima autostrada dopo 250 giorni. Eccola qua la sberla. Prego. Oh, po, 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 po. Cosa è scritto qua? Se hai un camper e hai Bigos puoi non pagare. 10-20. Ah. Ritirare la tessera. Arrivederci. Grazie mille. Grazie, alla prossima. Ciao, spero di no. Con 10,20 noi ci compriamo 5 confezioni di pane Guttiao. Ce l'abbiamo sul letto peraltro. Abbiamo il letto pieno di pane Guttiao. Doccia al volo prima di arrivare a fare la sorpresa. Dobbiamo arrivare profumati almeno. Esatto. Dai, 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 che abbiamo solo più... alle 8 dobbiamo essere là. Ok, let's go. Oddio. Oddio. Siamo, Veronichita in ansia. Oddio, c'ho l'ansia. Siamo per arrivare a casa dei miei genitori per fare una sorpresa. Ci prendiamo la responsabilità per nessun svenimento. Siamo d'accordo con mio cugino Paolo che è andato a vedere la partita, esce e mi dà le chiavi di casa perché sennò io non posso entrare. Abbiamo 2 complici, uno è Andre, uno dei 3 fratelli, e uno appunto è il cugino che sa del nostro arrivo. Mettimi i coralli, va che portano fortuna. I coralli portano fortuna? Sì. Fanno andare bene le sorprese? Sì. Oltretutto siamo fortunatissimi perché tua mamma stasera fa la pizza, sì. Quindi ci manca un sacco la sua pizza. Dai, iniziamo a uscire, amore. No, 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 no. Sì, no. Sì, sì, sì. No, sì. No, no. Andiamo lì. Andiamo no, lì. No, 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 mi viene ancora più l'ansia. No, 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 no. Eccoli. Ciao, Poli. Come stai? Ciao, bello. Bene, te? Bene, bene. Tutto buono. Sì, sì. Ok, devo ricordarmi quale cazzo è la chiave da portiere. Che venite, ha scritto che venite. Sei pronta? Aspetta, aspetta. Non farti sentire. C'ho l'ansia. Metti via le chiavi che sennò funziona con qualcuno.
È permesso? Che sorpresa! Io non lo sapevo! Ma io ho detto! Lo vedo! Ma veramente! Bene. Ma voi eravate lì! No. Io mi chiudo il cavo fuori! C'è un cappellone! Ciao! Ma che bello! Solo Andrea sapeva tutto. Che ridere, siamo entrati piano piano, vi avete sentito parlare qua. Ma eravate in garage, beh. Eravamo proprio già fuori. Poi li uscivano. Eccoci qua, è la volta di mia mamma, è ancora ignara di tutto lei e adesso stiamo raggiungendo Cuneo per fare una sorpresa. Anche qui abbiamo un complice che è il fidanzato di mia mamma che con una scusa cerca di portare il cane fuori perché il nostro cane ha abbaia qualsiasi cosa, qualsiasi rumore. Sarebbe troppo sgamo. Così, lasci la porta aperta, noi nel frattempo saliamo e le facciamo una sorpresa. Bene. Ci vediamo tra poco e vi facciamo vedere la reazione di mia mamma. C'è Tommy. C'è Domino piccolo. Ciao. Ciao. Come stai? Ciao, Mari. Bene? Ciao, bene. Contento. Dai, andate su voi. Sei sempre buono. Poi io vengo. Tanto lei sente la chiave e pensa che sono sì, io. Certo. Poi magari prendiamo un parco. Ti vediamo su. È permesso? Ma siete fatti? Che spavento! Maria Santissima! Ciao! Ma Kika! Ma quanto tempo! Ma come hai fatto ad arrivare? Una barca! Ti ho appena mandato un... Ho visto, infatti fa una scritta di mamma! Ciao Stefano! Ma che colpo! Questa voce! Siete composti al buio! Sei rimasto duro! Sei rimasto di sasso, eh? Sì, perché ti avevo appena scritto in Cagliari! Ho detto, c'è l'orto voltaico, uno dei più belli d'Europa! Ma no! Madonna, perché tu hai detto forse il 15, ma noi eravamo già qua quando ci siamo sentiti. Eh sì. On the road, non più. Come non più? Vabbè, adesso no. Per un mesetto. Possiamo prenderci questo di Zerbina. Vero. Sarà fredda e in uno stato pietoso. Bella. Bella. Che roba. Pazzesco, guarda, ci sono ancora tutti i fogli che avevamo attaccato prima di partire. Sponsor YouTube, Facebook, collaborazioni, Instagram, sito web. Finire i punti di interesse sulla mappa, prenotare traghetto Islanda e magari informarsi sulle autostrade norvegesi. Mettere il bebasto, il pannello solare. Lavori bigods. Mio Dio. Sì, perché noi in realtà non siamo più qui
dall'11 di marzo, dall'8 di marzo. Da marzo, perché abbiamo passato la quarantena dai miei, parcheggiati col van. Qua c'è la foto di Bali, Indonesia. Del berimbau, la cerbottana, ti ricordi la cerbottana? Certo che me la ricordo. Non mi ricordo neanche più le luci, amore. Solo che sarà staccata. Ah, ecco. No, sarà bruciata, è diverso. Che bello. Oh, potrei cambiarmi, ecco. Casetta. Un po' mi mancava. Qua c'è l'angolo Cina. Oriente. Con il mitico Buddha. Ah, Buddino. Bella, la nostra cucina. Qua c'è il Marocco. Sì, ora la vedete così super in disordine, ma... Di solito è peggio. Di solito è peggio, molto peggio. Armadio. Anche su Bigots fai così, apri e c'è tutti questi vestiti. E c'è la luce che si illumina. Sì, sì. Ecco, questi sono i vestiti di Veronica, quelli lì. E questi qua sono i miei. Ah, aspetta, questo è uno. Ah, sì, ovvio. Secondo voi, no? Quante antine ha Veronica? Ovviamente due, e io una. Però, no, abbiamo lasciato un botto di vestiti qua, ovviamente. E quindi cosa hai intenzione di fare adesso, Veronica? Adesso... Sì, io sono in Marocco. Adesso continueremo a stare in van. Cioè, allora... Per 2 o 3 giorni saremo a casa dei suoi perché vogliamo pulire tutto Bigods perché... Ne ha bisogno. Ne fa schifo. Ne ha bisogno. Dopodiché saremo un po' a casa nostra per il fatto che abbiamo uno schermo per editare, comunque... Energia. Abbiamo energia, abbiamo calore. Anche perché ragazzi, fuori adesso ci sono 4 gradi, piove e quindi non è ovviamente la temperatura della Sardegna... E non c'è il sole, e quindi i pannelli solari non lavorano, tutto quanto. Sì, poi, cioè, ce la caveremo benissimo. Cioè... Sì, certo, ce la potremo cavare benissimo, però... Col fatto che dobbiamo poi fare determinati lavori su Bigods, abbiamo detto, prendiamoci almeno un mesetto per andare avanti, finire tutto il materiale che abbiamo fatto, finiamo i lavori su Bigods, e poi siamo pronti per partire, appena si potrà, speriamo il prima possibile noi. Questi qua sono le nostre stampe. Aveva ancora un bel culo, povero Nikita. Non si vede. Quindi niente ragazzi, adesso abbiamo fatto la sorpresa anche su mamma mia. Adesso andiamo a mangiare un boccone. Che rimasta dura. Sì. Andiamo a mangiare un boccone giù con loro e... Con i prodotti tipici sardi. E poi torniamo da Bigots, che mi sta già mancando un po'. Sì.